A questo punto possiamo andare avanti e ci occupiamo, torniamo nel nostro paese, ci occupiamo di migranti perché non si arresta il flusso di persone proprio verso Lampedusa, dove l'hotspot è arrivato ormai ad essere molto pieno, rimane l'emergenza 5 volte più pieno del previsto, è proprio l'hotspot di Lampedusa nonostante i continui trasferimenti e tra l'altro a 500 persone a Reggio Calabria stanno arrivando su una nave militare, allora andiamo in diretta a Lampedusa. Dal nostro Giorgio Ruta. Sì, questo è l'ultimo pulmino pieno di migranti che sta arrivando in questo momento all'hotspot di Lampedusa. Migranti che sono appena sbarcati al Molo Favaloro. Già stamattina sono arrivati un centinaio. Ed ecco, l'hotspot, la struttura dell'isola è stracolma di gente. Ci sono più di 2.000 persone, ne potrebbe ospitare al massimo 400. Quello che riusciamo a vedere da qui, dall'ingresso principale, è una situazione drammatica, ci sono tanti bambini, ci sono migranti che usano le coperte termiche per coprirsi i piedi e soprattutto si dorme e si va in bagno fuori, l'odore è fortissimo. La situazione è complessa anche perché si prevedono ancora sbarchi visto il bel tempo nelle prossime ore e per questo è arrivato nell'isola il capo dipartimento dell'immigrazione del Ministero dell'Interno Valerio Valenti che ha visitato l'hotspot e il Molo Favaloro. Sentiamo cosa ha detto, poi la linea può tornare allo studio. I numeri ballano continuamente perché gli arrivi proseguono e i trasferimenti proseguono altrettanto incessantemente. Siamo intorno ai 2.000 e oggi in serata partirà l'altro traghetto speciale con 200, con 420 migranti e in più un aereo con 200 migranti. Domani avremo un dispositivo ancora più rafforzato perché nave Dattilo torna qui a Lampedusa e quindi contiamo di poter trasferire circa 1.200 migranti. L'aereo arriverà a Palermo. L'aereo no, l'aereo andrà in Puglia perché si tratta di soggetti ricollocandi, quindi andranno, se non ricordo male, a Bari.